sono artisti anche grandi che io amo particolarmente e che non figurano perché sono spariti dal radar, dalle antenne, anche se vogliamo relative, imperfette, difettose, però comunque antenne nel mercato. E quindi non tutti gli artisti possono essere presenti, non solo perché la totalità non esiste in natura, non esiste tanto meno per l'uomo, ma perché appunto deve essere uno strumento di mercato. In questo ambito, tra l'altro, ho potuto invece suggerire qualche artista che invece esiste molto sul mercato, artisti, ripeto, sempre della prima metà del Novecento, che esistono sul mercato ma per qualche motivo erano stati persi di vista. E fra queste nuove presenze sono molto significative la presenza delle artiste, delle donne. E questo è un bel segno incoraggiante che ci fa capire che il mondo dell'arte è un mondo aperto alla genialità, alla competenza, al talento delle artiste. Io vado verso i 70 anni e ricordo che quando ho cominciato a fare questo lavoro, un gallerista di Milano, un importante gallerista di Milano, stavo preparando una mostra di vicini, mi ha detto: non ho niente in contrario che di questa mostra si occupi una donna. Me lo ricordo a distanza di 50 anni perché c'ero rimasta folgorata come da una frustata, come si permetteva di dire non ho nulla in contrario, che erano di quei complimenti molto diffusi che poi nascondono il veleno. Nessuno avrebbe detto non ho niente in contrario che occuparsi questo artista sia un uomo, sia un critico, inteso come uomo. E pensate che io mi sono occupata tanto di Sironi, pensate che ci sono testimonianze che una volta un gruppo di studentesse di Brera, dell'Accademia di Brera, vanno a trovare Sironi e pensando di avere da lui dei consigli sulla tecnica della pittura, soprattutto su alcuni aspetti, per esempio dell'affresco che Sironi aveva tanto promosso e difeso, Sironi invece dice, guardando queste ragazze, ma pensate alla vostra bellezza, lasciate perdere la pittura, ma cosa fate? Lasciate perdere, pensate all'altro, coltivate l'amore, coltivate la vostra bellezza, insomma tutte cose che potete immaginare quanto sono state incoraggianti per le giovani artiste. Ecco, invece oggi ci troviamo a pensare alla presenza, per esempio, di Antonietta Raffa e Maffai. Antonietta Raffa è stata, come sapete, una dei protagonisti della scuola romana, ma era sempre messa in fondo dopo Scipione, questo è giusto perché Scipione è stato in assoluto il maggior protagonista della scuola romana, dopo Maffai, e qui già siamo 50-50, ma anche dopo Mazzacurati, che senza voler essere offensivi, ma ha una figura meno rilevante di quella di Antonietta Raffa, che porta nelle sue opere il ricordo e la presenza, la visionarietà del suo mondo russo. E dunque, questi sono, direi, i piccoli apporti che ho potuto portare e termino con un ultimo ringraziamento a tutti voi cari amici napoletani. Sono molto felice di essere qui con voi. E vorrei fare della retorica, Napoli è in Italia e tutta l'Italia ha le sue criticità, però tutte le volte che vengo da Longobarda, vengo a Napoli, c'è una cosa che mi commuove e se permettete ve la voglio dire, e cioè che questa città ha mantenuto la capacità di parlare, non di parlare a vanvera, ma capita che passeggiando per la città c'è qualcuno che rivolge la parola. Questa è una cosa che non capita per esempio a Milano, rivolge la parola se non per caso ti dà una gomitata e ti dice scusi tanto. Ecco. Poi invece c'è ancora la possibilità ogni tanto di che qualcuno ti rivolga la parola, e questo non è casuale, è l'eredità attraverso i secoli di quella città di cui si diceva i greci sono tali, hanno una tale civiltà perché amano parlare, amano discutere, amano l'incontro nella corà. Ecco, qualcosa di questa grande civiltà è rimasta a voi, è una cosa che vi contraddistingue, altri luoghi anche.
giorno di partecipare di questo.